Ciao a tutti e benvenuti nel Benvenuti nel nostro nostro canale. canale. Ecco qui il fatidico giorno. Ragazzi, c'è una fila che voi non potete nemmeno immaginare. Sì, fa tutto il giro di sto palazzetto Cioè, praticamente. nemmeno in quei 2 giorni che siamo venuti c'è mai stata tutta questa fila. Poi fa un caldo Bestia. bestiale. Cioè, vi faccio vedere. Queste qua sono tutte le macchine che però Fanno il girano, giro girano, intorno a girano, sto girano, coso. girano. Cioè, sono fino a qua giù le macchine. È Tutto tutto pieno. pieno e noi siamo qui a schiattare di caldo. Vabbè, dai, è l'ultima volta se Dio vuole. Sì, è l'ultima volta sicuramente, perché devo ammettere che un tampone a casa l'ho fatto e è risultato negativo, però non si sa mai, anche perché poi lo dobbiamo dichiarare, perciò sono costretta oggi ad Certo. essere qui. E niente, raga, da domani si rinizia a lavorare. Mi stavo abituando a stare a casa. Si ricomincia col solito tram tram, avanance e arretro. E niente, raga, tra poco vi faremo sapere. Voi non crederete a ciò che vi sto per dire. Perché non ci sto credendo nemmeno io. Raga, sono ancora positiva. Cioè, sono positiva. Ovviamente qui ho il foglio che ho dovuto già mandare al dottore per farmi prolungare la malattia fino a sabato. Altri 4 giorni dentro casa, raga. Io impazzisco, eh. Cioè, vi giuro, ero straconvinta, ma convintissima di essere negativa, tant'è che già mi stavo a stiramure e... Aspetta, mi è da ridere. Tant'è che già ieri mi sono messa anche a stirare tutte le magliettine del lavoro, cioè io mi vedevo proprio l'ora di ritornare a lavorare. No, raga, sembra che vi sto a piedi per culo, perché è normale che a casa mi sono accasata e io non voglio andare a lavorare. Non per questo sono contenta comunque di stare a casa, cioè ovvio che sarei stata contenta di andare a lavorare, in più fare anche le cose della vita quotidiana, andare in piscina, uscire la sera. Invece così non vado né a lavorare e non faccio nemmeno queste cose. Ma com'è possibile? Quanti giorni sono? Già. Non lo so, ho perso il conto, perché botto. Oggi era il 12° giorno? 7, 7, 14, no? Quando te lo sei preso? Quando me lo so preso io? Se ne so il lunedì. Oggi è il 15° giorno. Mio. Sì. 15° o 16° giorno. Mo te lo dico, No, eh. aspettate. Tu hai preso Prima del 23, ovviamente. Era una settimana. l'11. Io l'11 ho preso. E mi è passato il 15. Giordano sì, l'11. Io me lo so preso dopo 3-4 giorni, Il tampone hanno fatto il 13 se non mi sbaglio. Il mo. No. 22, giusto? Io forse giovedì. Oggi è il 14° giorno. 13 giorni, sì. Io 13 13, giorni. 14 giorni. Sì. 13 giorni. Vabbè, 2 settimane pare. calcolate che ho ancora tutto il raffreddore, tutto il catarro, magari quando una va a fare il test, comunque i batteri nel muco ci sono e risulti ancora. Ma io non ci credo. Cioè io, visto che vi avevo detto nel vlog precedente, che ero ancora negativa, anche perché avevo fatto il test, avevo fatto il test io ieri, no? Vi avevo detto che ero negativa, siete che l'ho fatto male. Vabbè, raga, nel frattempo noi, buonissimo ginseng che sentirò sicuramente i sapori e... buonissimi cornetti dove sentirò il magnifico sapore della crema. Wow! Sei contento? Mo' fatto il posto di una casa con te. Io sì, mi dispiace essere malata, però vabbè, così fa. Effettivamente stai a casa, non lo vai al lavoro. Vabbè. Ora facciamo questa seconda merendina e poi devo fare tutte le cose di casa, perciò mi denuderò tutta. Tirerò su i capelli così divento da così a mostriciattolo. Ma non è cornetto grosso. Io invece vado giù a fare le cosette mie. E devo dare da mangiare a tutti. Praticamente stamattina sono uscita presto per fare le cose presto, ma la fila comunque poi ne era tantissima. Però devo dare da mangiare ad Aaron, tartarughe, cazzi e mazzi. Raga, a dopo. Cioè, Giordano è andato proprio al volo da Carrefour perché voleva la Coca-Cola. Però non riesco a capire questo. Cioè, questo qui da quando io lo conosco non ha mai comprato ste cazzate. Ma che ce la fa? Sì, per Per me? te. No, perché che facciamo? Non ti diamo niente di buono.
Questo è qualcosa di buono. Questo è buono? Ma voi non mi avete visto comprare sta stronzate? Mai, però a te ti piacciono queste cosette. Se ti piace mi più viva, dimmelo. Mi mangio io. Ma raga, guarda come è venuto a casa. Ma perché? Questo invece è Aaron. Tutto sto mix. Lo mangio io, dai, mamma mia, va. Non te do manco un pezzetto. Tu non te le mangi. Però che ne sono yogurt, questo è un po' diventare un yogurt, qualcosa, amo. Ma tu sei attesa pure, ma che vuoi? E allora che cazzo mi ha comprato a fare? Oh, da mamma. Qui raga, due ventolini, perché qui c'è va il riso e qui c'è va la pasta. Lui il riso in bianco e io pasta, burro e parmigiano. Questo perché amo? Perché sono bagnati il cornetto con la crema. Giusto. Nostro solito sonnellino fatto. Giordano è lì che sta facendo il ginseng. E io non lo so perché, raga. La cosa bella del senti niente è che puoi mangiare questi, che a me non piacciono generalmente, invece così senti solo la consistenza. La consistenza non mi dispiace. Quindi devo mangiare pure a me, no? Lo so. Sicuramente nada di sti. La consistenza è buona la merda. Infatti non la sentirei. Schifo. Che stupido, raga. Non ne uscirò più. E sicuramente verrà tempo brutto quando io uscirò da queste malattie. Guarda, l'hai detto pioggia, qua. Lo so. Ho detto proprio un botto di pioggia con tutta Callara. Dammi qua. Io mangio nocciolina, un vecchio, un vecchio. Eccoci, raga. Che? No, non mi fa ridere questa inquadratura. Bella, no? Ieri, raga, non so se ve l'avevo detto nel video, che volevo giocare a The Sims. Sì, che ve l'ho detto, non mi ricordo, vabbè. Io almeno un po' mi diverto, no? Perché ieri, raga, mi sono annoiata tantissimo. Mentre nei giorni passati sono stata relativamente bene a perché casa. Che abbiamo fatto nei giorni passati? Un po' di No, non lo so, niente. L'abbiamo fatto. Come fatto? Abbiamo fatto la chiusa a Crash Bandicoot. Tutto ma, il giorno. Ma non, dico, ma non dico ieri l'altro ieri. No. Dico nei giorni poco passati. Mi sono comunque intrattenuta, no? Io ho fatto l'ordine su Amazon, ho venuto la borraccia, altre cose. Beh, così. C'è stato il movimento, no? Mentre ieri non stavo annoiando tantissimo. Allora ho detto, vabbè, fammi accendere The Sims, magari mi sarei divertita un pochettino. Ho visto di là, c'erano tutti i cerchietti di The Sims. Sì, ho messo la mia famiglia, quella di sempre. Non mi ha entrato. No. No, infatti non ho potuto giocare. È buggato. No, pensate che loro a casa non ci sono. Perché tu lo vedi dall'anteprima. Che non sono colorati. Cioè vuol dire che stanno sparsi da qualche parte. Ma chi ce l'ha sparpagliati? No, io magari ho salvato mentre stavano, che ne so, in un bar, io non è che l'ho salvato mentre stavano a casa. Però di solito poi ti dice chi vuoi seguire tra questi tre? Clicco uno, cliccano tutti, una ragazzina. Sono buggati a bestia. Non mi fa entrare nel gioco, non mi fa entrare nemmeno nella casa. Gira gira e ritorna al punto di partenza che devo scegliere. Crea sempre un sacco di pasticcini, Samantha. Ora dopo ci riprovo perché voglio giocare, perché lui se ne va. Io mo vado giù, raga, che devo sto a fare la Vespa. Voglio cominciare a fare la Vespa, vediamo. Bellissimo il colore. Ma dopo faccio vedere il colore. Oppure poi faccio vedere uno shorts, non lo so. I don't know. No. Va bene il video? Nel video. C'ha ragione Carinella, Sami. Ma perché sono così intelligente? Ma che schifo so? Uvetta! Ma si chiama? Olive. Si chiama Cranberry. Ah, Cherry! Ah, ti sta mangiando Cherry! Senti, dice, si consiglia di seguire una dieta variata, equilibrata e un sano stile di vita. Dai, col Covid è più sano stile di vita di questo. Però non ho capito perché mi ha comprato sta roba. Energia mix. Ti date energia, forza, vitalità. Bravo, è potassio. Potassio. L'ho scordata. Magnesio. Senti, buono.
No, mo levite, mi fanno schifo queste cose. Anche del sapore lo senti, ecco perché. No. Io a merda non ci riesco a mangiarla, ti dico. In questo momento. Come sei volgare? Solo tu. Sei proprio volgare. Sì. Mi fa gli occhietti? Chi è che mi fa gli occhietti? Cioè, anche le occhietti. State guardando quanto Aaron è innamorato di Giordano. Nonostante io gli faccio mille. Nonostante io gli do mille attenzioni. Carezza. Da mangiare, tutte le accortezze. E lui è appollaiato, ti dico. Guardate come si appollaia su di lui, guardatelo. Guardatelo. È un paracembolo. Posso spingere per abbassarlo? E se lo fa fa. Aaron. Fa tutto, dammi un bacetto. Ma diventi una gallina. Un coccodè. Era un coccodè. Aspetta, dillo, quando sei entrato da lontano ha detto a Kikiri. Sì. Mi ha chiamato? A Kikiri mi ha chiamato. So io Kikiri. Aaron. Cioè nell'ultimo so io sono diventato Kikiri. Dai. Come sono arrivato di qua? A Kikiri. Ma non senti mai, non dimo mai Kikiri. Dove vai? Che bello. Apri un po'. Che bello. Bello. Apri un po'. Bello. Ma poi senti. Che puzza. Carezza. E chicchieri. Io nel frattempo, regà, non faccio altro che pensare a da mangiare. Che sei una cicciona. Io c'ho fame. C'ho fame. Tu no. No, io ho preso l'integratore e posso mangiare niente. In tutto ciò, voi vedete queste bolle, ma ieri sera ci ho messo, oltre al mio siero, ho messo il tea tree, l'oglietto al tea tree, me l'ha tutte seccate, raga, cioè ce l'ho secche, ma queste in un paio di giorni andranno subito via. Il tea tree è molto buono. Comunque è buonissimo anche quel siero, cioè raga, io ve lo consiglio, lo dico perché quando trovo un prodotto veramente valido mi entusiasmo molto facilmente. Me ne sono accorta quando ho steso il fondotinta, cioè tutta un'altra resa ha il fondotinta con quel siero. Però adesso dobbiamo vedere se una volta andati via questi brufoli persistono nel ricomparirmi. Non dovrebbero più comparire ormai. Comunque, ottimo. Qui ho la mia solita acqua. Niente, ho bevuto poco. E io sono qua al PC, mi sto vedendo prima un pochetto di video di persone, di youtuber miei preferiti, e poi cercherò di giocare a The Sims, o forse andrò a mangiare qualcosa, non lo so. Ho ceduto. Eccoti. Eccomi. Sei ritornato. Ho preso le medicine. Oh. E tu gratta e vinci. Sì, è che voglio vincere, raga. Vogliamo diventare ricchi, raga. E tu gratta e vinci. Esatto. È una vita che dobbiamo prenderli, e avevo questo desiderio di sgrattugiarne due. E dai, io. Questo è lo sciroppo per la tosse che mi ha prescritto il medico. Che io ho dovuto già due farmacie, vabbè, comunque. Oddio, non ti frega niente, no? Ovvio. Io non posso uscire. Il soldino per grattare. Io non posso uscire, non è colpa mia. Che soldino. Comunque sì, questa mattina ho chiesto un qualcosa per la tosse perché mi perseguita, cioè è un po' persistente. E niente, non ti ha detto quanto me lo prende, no? Devo solo leggere. Niente, devi leggere. Ok, ecco. E adesso cercherò di diventare ricca, raga. Vediamo, Vabbè, raga, mi accontento pure di 5 euro. 5, 5, 5. Dai. Anche se i primi che ho sgrattugiato, si può dire che erano loro due, 100.000 e 100.000, c'erano cioè tutte quell'altra da sgrattugiare. E ho detto a Giordano, visto mai che vinciamo 100.000 euro? Vabbè, per me di niente. No. Io già sono contento così. Comunque, per me di niente, 5 euro. Tanto Giordano sono quelli che ha speso. Sì, 4 euro speso. Appunto, hai visto? Un euro in più. Quindi sono mio questi. Ti ho fatto guadagnare, sì, tieni. Ah, grazie. Ti ho fatto guadagnare di più. Adesso sgrattugiamo anche questo. Ma dai, io. Vabbè, ti aspettare. No, io non mi aspetto niente. Non mi aspetto mai niente. Niente, raga. Niente 100.000 euro. Intanto mi finisco sto schifo. Che vi giuro, generalmente non l'avrei mai mangiati. Niente, non abbiamo vinto quello, però. Dai, abbiamo ripreso. Abbiamo ripreso 5 euro. Allora, guardiamo come lo devo prendere. Ora leggiamo quante ne devo prendere. Qua c'è il foglio illustrativo. Comunque, questo nome l'avevo scritto su internet prima.
E c'era scritto a fianco COVID, cioè sicuramente Sì, è postumi. è fatto apposta per COVID. Sì, additi di là non è successo niente, Warren, Che gli hai fatto? eh? Niente, Che gli hai non è fatto? successo niente. Gli ho detto di non dirti una cosa, quindi qualsiasi cosa le dice, non è successo niente. Hai rotto qualcosa? Vero? Io ho dato una manciata da croccantini, proprio che ho dato un bocco e ho detto zitto mamma, E lui tutto così è contento? tutto contento. Allora, le dosi raccomandate sono due bicchierini la sera al momento di coricarsi. Ah, vedi, un bicchierino. Che vuol dire? Due Prima di andare a dormire. bicchierini. Ah, due bicchierini così la sera prima di andare a dormire. E un bicchierino il mattino ed un bicchierino il pomeriggio. E loro Riempia cassine quelli. il bicchierino. Incluso nelle confezioni fino al raggiungimento della tacca adulti. Una tacca adulti corrisponde a 7,5 ml di Bravo. sciroppo. Hai capito? Io Cioè, ho da sì. prendere due stasera, uno domani mattina e uno al pomeriggio. Così o finisci in un attimo E io la tesoro. e io lo tocca Sì. ricomprare. Ma guarda se te fa rivenire sapori. No, C'è che scritto c'entra? qualcosa. Mo, ma che mica avranno fatto Le veramente. mucose, che cavolo ne so. Ma che sa Che dire? fa? Fa niente. Ah, ragazzi, il profumo del basilico. Buonissimo. Allora, sono qui in cucina. Ebbene sì, Sami Sami si sta facendo. Ah! Si sta facendo la doccetta. E io sono intento. Come avete visto, ho preso il basilichetto profumatissimo. Perché è l'ingrediente mio segreto, ebbene sì ragazzi, dei tramezzini. Perché io faccio dei tramezzini che sono unici nel loro genere, ragazzi. Cambio cavalletto, ci vediamo fra un minuto. Allora, eccoci qua, come dicevo prima, in cucina. Sto preparando degli ottimi tramezzini. Dico ottimi, ragazzi, perché posso vantare dei tramezzini che credo nessuno faccia. Allora, per l'occasione ovviamente ho preso, visto che siamo in due scatolette di tonno e le ho posizionate in un piatto fondo, come questo. Poi abbondiamo con della maionese fresca di frigo, visto che ne devo fare 4-5 a seconda di quanti ne escono fuori. Mettiamo due belle forchettate. Anzi, facciamo 3 di maionese, bella abbondante, visto che noi siamo amanti della maionese. Bisogna sempre pulire la forchetta. Poi, quindi tonno, maionese. Che c'è? Frigo, vediamo. Frigo c'è, che ho comprato appositamente proprio la rucola, apposita per fare questi tramezzini, e un semplicissimo pomodoro. Di queste fattezze qua, ragazzi, queste fattezze un po' rugose, diciamo. Sempre lavare i vari pesticidi che mettono sopra alla verdura. Ok, poi ci serve dell'olio al tartufo, da notare di qualità. Poi un pizzichettino di sale, peperoncino, pepe. Questo è quasi finito e basta, non me ne sovviene nient'altro. Allora, voi direte perché Giordano hai messo tutto il composto, tutta questa roba dentro questo piatto? Perché oltre a metterci questa roba e il basilico, trovo mai niente, vabbè. Allora, come prima cosa apriamo la rucola, ne prendiamo una manciatella, una cosa del genere, e la facciamo sottile, 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 sottile insieme al basilico. Poi, invece, all'impasto questo qui ci mettiamo un po' di peperoncino, giusto per rendere un po' più piccante, un po' di pepe, perché il pepe e il peperoncino vanno sempre a coppia. Poi, un pizzichettino, ma proprio una cosa misera, di sale, perché tanto già il tonno e la maionese sono salati. E questo possiamo posare. Mi prendo un bel coltellone e andiamo ad affettare sottilissimamente
rucola e basilico. Se non avete la rucola potete utilizzare tranquillamente la lattuga, l'iceberg, quello che vi pare a voi, insomma. Alright, una volta che avete preparato questo, diciamo, spezzato di questo pesto, diciamo, questa specie di pesto, insomma, con la rucola, andate dove state con il piatto e acciaccate a dovere il tonno. Deve venire proprio una poltiglia sottilissima. Questo è importante, ragazzi, per creare il patè. Il patè è di tonno. E la maionese servirà da collante per il tutto e quindi verrà fuori un composto, una leccornia, troppo buono proprio. Aggiungiamo la rucola, abbondante rucola, abbondiamo, che abbondare è sempre meglio che deficere. Mescoliamo il tutto sapientemente, con pazienza, che le cose buone ci vuole il tempo per farle. Ok, possiamo, impastiamo lungamente, raga, dovete veramente perderci tanto tempo perché il sale, il peperoncino, il pepe e la rucola devono creare un impasto abbastanza omogeneo e quindi va dedicato il tempo suo per fare questa cosa. Diciamo che già potrebbe andare bene, però di solito io ci sto parecchio tempo, insomma, a pastare. Detto ciò, prendiamo il pan carré. In questo caso voglio utilizzare questo perché è più succulento. Allora, adesso lo sposto un pochino per farvi vedere bene qui sotto quello che farò. Adesso andiamo ad aprire il pan carré. Tanto penso che serva quasi tutto, perché adesso viene aggiunto l'olio al tartufo. Ragazzi, fondamentale anche l'olio al tartufo, secondo me, perché dà quel tono di tartufo troppo buono. E come dico sempre io in cucina, se metti roba buona viene buono, cioè poco da fare. Però io metto l'olio del tartufo, l'olio al tartufo, solo su una metà del pan carré, perché magari poi dopo diventa troppo invadente. Noi non vogliamo questo, vogliamo un sapore, diciamo, visto che già è abbastanza invadente di suo, una cosina abbastanza anche delicata. Quindi mettiamo l'olio al tartufo e lo spalmiamo con il dito, mi raccomando, le mani pulite, pulitissime. 2 e 3. Al che bisogna sempre pulire, mi raccomando. A parte gli scherzi, adesso mettiamo il nostro composto sui tramezzini, come si fanno sempre i tramezzini. Adagiamo il composto. Perché questa cosa del composto, ragazzi, e non faccio i tramezzini come al solito, come si fanno sempre, cioè mettendo prima il tonno, la maionese e quello che sia? Perché ho notato che mettendo prima la maionese e dopo successivamente il tonno, il tramezzino mi sgocciola e mi crea quel fastidioso unto sulle mani, che è fastidiosissimo. Invece così facendo questo non accade. Poi fette sottilissime di pomodoro, proprio serve un coltello abbastanza buono, fette sottilissime di pomodoro da adagiare al suo interno, all'interno del tramezzino. Ok, questo è l'ultimo, quindi possiamo già tagliare il pane. Ottimo, e questo è il nostro tramezzino farcito, che al suo interno racchiude il pomodoro e tutto quel ben di Dio che avete visto prima. Li faccio e dopo vi faccio vedere. Allora, eccoci qua. I tramezzini sono fatti, giustamente 3 per me perché io sono un masculo, giustamente il maschio alfa di casa mangia di più. Questo è senza pomodoro, quello sotto invece è con il pomodoro. Brava, ti che hai fatto vedere. Vai all'assaggio, please. Mozzichetto. Assaggiamo. Questo è quello senza, però, DTD. Com'è? Faccia soddisfatta, per favore. Vado su fiducia perché non sento nessun sapore.
Però nella normalità posso dire che tu non fa dei tramezzini uno spettacolo, ci mette proprio tutto all'amore. Strano, e non so se l'ha fatto o meno, che non ha messo l'olio al tartufo. Ho messo sul pane, vitti di. Ragazzi, non so, sono pure una cosa semplice come tramezzino al volo, lui lo rende sempre quel pizzico di zozzone che piace a noi. C'è il sale, purtroppo io non posso mettere il sapore. Peperoncino, ho messo un po' di peperoncino così risalta un po'. Mm-hmm. Piccantello. Intanto se a me mi state vedendo lucida è perché mi sono fatta la doccia e ho messo il tea tree. Sto aspettando che si asciughi per poi andare a mettere il siero, quello tanto famoso. Cioè, bellissimo, mi sono innamorata. Vabbè. È una cosa che ricomprerò sempre. Io adesso chiudo l'orecchia, raga, perché sono concentrato sul sentire il sapore, mi dispiace. Ed eccoci qua, dopo aver cenato, dopo aver guardato due puntate di una nuova serie che ovviamente il nome io non lo so. To the Lake. Ok. Sembra carino, carino, dai. Vero? Che ne pensi? Yes. Io intanto sto prendendo questo sciroppo. Io ogni volta mi sbaglio, raga, tra sciroppo e antibiotico. Sciroppo. Per fortuna non sento né odore, e come regola non dovrei sentire nemmeno il sapore. Il sapore, però non è schifo, quanto è bianco. Boh. Allora, due la sera, uno la mattina e uno il pomeriggio, eh? Mm. Pure Giordano sta a fare un mix di pasticche. Di pasticche. Domani Giordano dovrà andare a Roma alla visita, a fare la visita, che da un bel po' che non ci va, e sicuramente vloggerà, perciò voi che potete andrete con lui, perché io ovviamente non mi posso muovere da casa. Mi sarebbe piaciuto andare con lui, però purtroppo non si può vedere. Ok. Ora lo sciaccherò per bene. E niente, raga, non so cosa ne è uscito di questo video. Non lo so veramente oggi, perché mi è solo di roba. Sì, no, non lo so, raga. Stavolta forse sto video è un po' così. Vabbè, capitemi, raga. Però noi siamo fatti così, sono... portiamo la nostra vita sul canale. Quindi se voi ci volete veramente bene, ci seguite anche in questi giorni un po' così. So 12 giorni che sto chiusa dentro casa, perciò 13, domani 14. Quando ho fatto tampone? Oggi? Oggi o ieri? Conti oggi. Il tampone l'ho fatto oggi o ieri? Oggi. Io sono positivo dal 14 di luglio. Oggi è 26. Oggi è 26? 13 giorni. 12 giorni. 13. Perché? Che devi pure considerare lo stesso giorno. So di te, va bene. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 14 giorni. Madonna. 13 compreso, ovviamente. E vabbè, niente, raga, noi andiamo a dormire, anche perché Lucia avrà la sveglia molto molto presto domani mattina. Io mando un grosso bacione, al prossimo video con Giordi Giordi. Andate con lui e fagli compagnia. Mua.